Ciao ragazzi, oggi vi facciamo vedere un po' gli aggiornamenti che abbiamo fatto in campagna, cosa abbiamo piantato, un po' di novità. E questo è uno dei video che ci avete più richiesto nell'ultimo periodo. Purtroppo quando registravamo c'era tantissimo vento, quindi abbiamo dovuto mettere l'audio in un secondo momento, spero che non vi dia fastidio. Ci piace aprire questo video con le galline, che sono un po' per noi la novità della novità, e non le abbiamo mai avute, quindi è ancora proprio una cosa che viviamo come prima esperienza, e vi facciamo vedere questo spezzoncino in cui praticamente fanno un bagno di sabbia. Questa qui è sabbia di fiume che è stata portata quando i muratori hanno fatto questo stradello per mettere le mattonelle in piano, e loro amano farsi questi bagni, e serve per eliminare i parassiti, quindi se eventualmente ne avessero, facendo questi lavaggi con queste infarinature li spazzolano via. Ovviamente ogni gallina ha il suo nome e anche il suo carattere, dobbiamo dire. Queste due nere sono Valeria e Corsara Nera, sono quasi indistinguibili, facciamo un po' di difficoltà a riconoscerle perché sono davvero molto simili. Invece dietro quelle bianche sono Biancaneve, appunto, Elsa e la paffutella che è Maria Stella. Allora, partiamo il nostro giretto dal cavolo nero. Questo qui, adesso vi faccio vedere i filmati che abbiamo registrato a maggio, e se andate a riprendere il video vi avevamo detto che la pianta sarebbe morta. Infatti, come tutte le piante annuali, quando spigano fanno il fiore, fanno il seme, finiscono il loro ciclo vitale. Invece questa pianta ci ha stupito tantissimo perché praticamente è rinata e ha rigettato completamente, tant'è che abbiamo mangiato cavolo nero anche quest'estate. Con le temperature un po' più calde, le cavolaie hanno sparso in giro i loro ovetti e sono nati un sacco di bruchi. Però siccome ci dispiace ucciderli, semplicemente li catapultiamo dall'altra parte della campagna, dall'altra parte del recinto. In questo modo speriamo che vadano nei cavoli del vicino. No, scherzo, però in questo modo si eliminano, si tengono lontani senza dover mettere pesticidi, insomma altre cose che vanno a danneggiare poi sia gli animaletti che la pianta stessa. Allora, questa è una pianta di patate. Quest'estate quando le abbiamo raccolte evidentemente ci è sfuggita una patatina che poi è rinata. Qua invece abbiamo gli ultimi pomodori, e a dire il vero ne stanno facendo più adesso che quando era stagione, però questa è la maturazione massima a cui arrivano adesso, più di così non si colorano, ormai è troppo freddo. Questa invece è la nostra bella borragine, è nata spontaneamente ma siamo davvero molto felici, anche perché in inverno la utilizziamo tantissimo insieme ad altra verdura a foglia come l'abiete, le rape e così via. Proseguiamo e vediamo la fila di cavolfiori e broccoli che stanno molto bene, e infatti avevamo piantato le fave e in effetti confrontando le stesse piante piantate nello stesso periodo in altri punti dove non c'erano le fave, i risultati sono veramente molto differenti, cioè queste qui stanno veramente molto meglio. Poi dopo ve le facciamo vedere quelle piantate senza fave, cioè piantate in un punto dove non erano state piantate le fave. Questo perché le fave aiutano a concimare praticamente il terreno, poi vanno a sprigionare azoto e altri minerali importanti che appunto fanno da concime. È uno di quei rimedi che funzionano davvero, ci sono mille rimedi naturali però purtroppo non funzionano mai. Invece questo delle fave è davvero una bella scoperta. Insomma, adesso vedrete i cavoli e i broccoli piantati dove c'era stato prima il favino o le fave, e sono completamente diversi da quelli piantati invece dove il terreno non aveva avuto prima le fave, nonostante avevamo messo comunque il concime. Un altro esempio di quanto le fave facciano bene alle coltivazioni è questo. Questa qui è una barbabietola che io amo da sempre, da quando abbiamo comprato questa campagna ci ha dato di coltivarla, e ne sono state comprate, piantate, trapiantate, non le conto quante, nell'ordine delle centinaia di piantine.
e mai, mai, mai ha fatto questa patatina. Invece qui, scansando un po' la vegetazione, vedete che c'è la barbabietola sotto, e questa è veramente la prima volta che succede, ed è successo soltanto qui perché appunto ci sono state le fave. Andiamo avanti e iniziamo a riempire la cassettina che Elisabetta poi si porterà a casa. Allora, il cavolo nero lo raccolgo direttamente così a cimette, perché ne butta talmente tante che non vale la pena prendere le foglie più esterne. Raccolgo anche questi pomodori che a questo punto sono arrivati a maturazione, più di così non maturano. Questo è un abiete da taglio che abbiamo piantato buttando il seme direttamente sul terreno e coprendolo con un lenzuolo fino a che le piantine non sono nate. Mia mamma non ci crede, ma piantare le cose con il telo è fondamentale, tant'è che ha piantato adesso gli spinaci e guarda un po', non sono nati perché non ha messo il telo. Quindi questa tecnica, questo piccolo trucchetto di mettere il telo sui semi buttati sul terreno è una cosa veramente che vi consiglio. E qua volevo farvi vedere questo mega cedro che è venuto su, lo accarezzo come fosse un bambino, è gigante. E qua insieme al cedro poi ci sono tutti i limoni che sono in serra, adesso sono senza teli e la pianta è piena. Ce ne sono tantissimi. Ecco qua, raccogliamo un altro po' di pomodori, ancora le galline che ci seguono costantemente. E no, comunque non è un caso, è vero, ogni volta, cioè a loro piace stare dove stiamo noi, probabilmente nella speranza di racimolare un po' di cibo. Allora, questi qua sono gli alberi che abbiamo piantato l'anno scorso, guardate che slendole di melagrane che hanno fatto, ovviamente poche e non tutti, ma questi alberi veramente erano alti un paio di palmi l'anno scorso. Passiamo a un altro pezzettino di orticello, questo qui è lo stesso punto in cui ho fatto l'orto autunnale l'anno scorso, e questa è una zucca che è nata spontanea. Dunque siamo in un pezzettino di terra in cui ho buttato un sacco di foglie, ve l'avevo detto anche l'anno scorso che avevo buttato le foglie sfalci della cucina, tutte quante cose comunque esclusivamente vegetali, e adesso vi facciamo vedere un pezzetto invece dove le foglie non sono state buttate. Allora, io vi giuro che da quando ho comprato la campagna in questo punto, nonostante è stato annaffiato, è stato concimato e quant'altro, non è mai, mai, mai stata tagliata l'erba. Non c'è mai stata, cioè non è cresciuta nemmeno l'erbaccia. E invece nel punto in cui ho buttato le foglie, allora, ecco qui come avevo promesso il confronto con il cavolo nel punto in cui non erano state piantate le fave. Come vedete, nonostante queste piante sono state piantate nello stesso periodo, sono decisamente più piccole, più malconce, più mangiate e più tutto quanto. Registrare i video in campagna per noi non è semplicissimo, anche perché di solito se ne occupa nostra mamma, però dato che è una tipologia di video che vi piace tantissimo, vi promettiamo che ci impegneremo molto per registrarne altri. Noi comunque speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se avete qualche trucchetto, qualche cosa che voi fate nel vostro orto, nella vostra campagna, e volete farcelo sapere, lasciateci un commento, che siamo sempre molto curiose di imparare nuove cose. Vi mandiamo un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!